origano. Un t-shirt così con le righe nere. Conosco tante ricette con... Che belli che sono, questo qua è molto croccante, sarà questo già è un po' più vecchio, dovevo raccoglierli molto prima. Io faccio un cuore. Adesso li taglio a metà, li preparo e li mettiamo ad essiccare, dopo li facciamo sott'olio. Io ho provato tante ricette con sott'olio, ma comunque torno sempre alla mia perché la ritengo migliore, ecco, per i miei gusti. Magari con un pezzo di carta di assorbire l'acqua che rilasciano questi pomodori. Facendo così, dopo loro quando li mettiamo ad essiccare, poi si seccano prima. Ecco qua, mettiamo veloce. Sono piccoli e magari sì, dall'inizio ti sembra un lavoraccio da fare. Però insomma, che faccio così nelle taglio un po' e le metto subito, che così mi libero anche il piano di lavoro e lavoriamo soprattutto sul pulito. Facciamo dei piccoli taglietti che così assorbe meglio il sale, l'origano. Guardate, volendo possiamo mettere anche adesso l'aglio in polvere che loro assorbono, però io preferisco dopo. Adesso vi spiego, se noi mettiamo adesso l'aglio in polvere, quando mettiamo ad essiccare emana questo profumo di aglio e magari insomma prende brutti odori la casa. Invece noi mettiamo l'aglio in polvere direttamente nel barattolo quando andiamo a sterilizzare, così evitiamo, ecco, che magari portiamo anche dei brutti odori in casa. Una spolverata di sale. E cosa fa il sale? Assorbe l'umidità e aiuta anche che i nostri pomodorini per essiccarli il prima possibile. Ok, mettiamo origano. Non mettete troppo origano perché sennò dopo diventa un po' troppo pesantuccio. Invece noi li saporiamo, però insomma con criterio. E li facciamo andare. Allora li metto a 70 gradi e ogni tanto veniamo a controllare se magari vediamo che il vassoio di sotto sicuramente tende e quello che si secca per primo, allora lo prendiamo, lo mettiamo di sopra, così facciamo questi spostamenti che così riusciamo a far essiccare tutti i pomodori. Metto un po' di acqua a bollire che sterilizziamo i nostri tappi. Invece per quanto riguarda i barattoli, avevo fatto vedere anche altre volte, però magari chi è nuovo sul mio canale, io i barattoli li metto così direttamente nel forno, forno freddo giustamente, chiudiamo, lo metto a 180 gradi per almeno 10 minuti, utilizzo io i miei barattoli, è un metodo secondo me molto facile, soprattutto se non lo mettiamo a sterilizzare in acqua, insomma,
diventa un po' tutto più complicato. Li lascio per 10 minuti e così i nostri pomodorini, barattoli saranno belli caldi, bollenti. Tappi anche ben sterilizzati nell'acqua bollente. E adesso mettiamo anche a scaldare l'olio. Metto l'olio di semi e lo scaldiamo, non deve arrivare al bollore, ma quasi. Portalo qua e al momento lo metto. Ok, in un bicchiere. Allora qua si sta scaldando l'olio. È essiccata, ma non di tutto, diciamo è essiccata un 85%. Così, ecco qua, vedete che è morbida, non è, cioè non si rompe, ma è bella morbidina. Ma con questa ricetta io mi trovo molto bene, perché d'inverno, anche se mettiamo un po' di questi pomodorini, così li mettiamo sopra la pizza o antipaste, ad esempio uso anche nei primi, ma anche quando faccio ad esempio vari tipo ragù, basta prendere un po' di pomodorini, metterli dentro e dà quel profumo molto particolare e un sapore molto buono. Ecco che ci siamo, i barattoli sono già pronti, anche l'olio. Poi adesso è semplice, prendiamo i nostri pomodorini, mettiamo un po' di pomodorini, un po' di aglio, di nuovo un po' di pomodorini, così anche l'olio quando lo mettiamo dentro li fa cucinare un altro po'. Per questo io dicevo, quando mettiamo i pomodorini ad essiccare non li facciamo essiccare di tutto, anche perché adesso quando io metterò questo olio bollente, comunque la cottura continua, ecco. Ok, aglio. Io mi diverto molto a fare queste conserve, anche perché quando li faccio già immagino d'inverno con caminino acceso, io che cucino qualcosa di buono con loro, profumo in casa. Abbiamo fatto 5 barattoli, adesso li porto in cantina. Così. Giulia ha scelto questo zaino, comunque è molto carino, è molto fine, ha dei colori molto particolari, poi vedo che ci sono tante tasche. Qua qualcosa per insomma decorarlo, così vedo che ha tanti tasche, anche la cerniera è molto resistente, è veramente dei colori molto fini, molto belli. Anche due tasche laterali qua, magari per mettere la borraccia per la comodità. Ho visto che c'è anche qua dietro una cerniera, vedo che è bello imbottito. E soprattutto quando piove, ecco, non si dovrebbe proprio bagnare per niente. C'è anche un fiore carino. Diciamo che è un zaino un po' più particolare, non nel solito che vediamo con tante scritte. Vediamo come si comporterà. Ho preso anche un po' di vestiti per l'autunno. Allora, io ho comprato tutti i vestiti da Zara, un giubbino per Alberto, molto carino così. Poi altri vestiti, jeans quasi, li ho messi già tutti a lavare per quelli di Alberto. Poi mi volevo fare vedere anche alla Giulia, ho trovato sulla nuova collezione di capi meravigliosi. Quest'anno ho preferito di comprarli già adesso, perché ogni anno quando fine estate noi già viene la collezione nuova per l'autunno. Dico vabbè, prendo più avanti perché ancora fa caldo, e poi più avanti cosa succede, che non trovi più niente, ecco, i capi più carini si vendono veramente tutti. Allora ho preso questa giacchetta che è molto bella, a proposito ho fatto anche un video su Instagram con la Giulia come li indossa, è uscito anche abbastanza carino il video. Una giacchetta così molto carina, un t-shirt così con le righe nere molto bello, con un paio di jeans o anche un paio di pantaloni bianchi, mi piace indossarli. Poi questa, ecco, così magari sotto una giacchetta quando fa più freddo, con la manica lunga, vedo che ha un cotone morbido. Ho preso anche un paio di jeans, sono molto elasticizzati, dico che così magari starà anche più comoda a scuola.
Un'altra maglietta così io li compro ogni anno, questi vedo che la Zara continua continuamente a farli, perché comunque si lavano bene. Poi ho preso anche questo maglione talmente piacevole e che stavo guardando anche per noi adulti, ma non l'ho visto perché è molto bello, molto piacevole e morbido, e poi anche quando viene indossato è molto carino, è aperto così, molto bello. Un altro maglione anche questo molto bello, vedete che bei colori, tipo pastello, così molto tranquilli. Anche questo è morbido e piacevole. Poi ci sono queste righette, è un beige scuro, è un beige scuro. Possiamo abbinare con tante cose, che quando arriverà il fresco, così già vedo la mia bombolotta tutta bella bella. Ho preso anche un giubbino, questo è già per la giacca, la userò adesso quando la mattina fa molto fresco, che non sai cosa dargli a scuola, tanto adesso si inizia la stagione, no? La mattina fa talmente freddo e dopo un'ora esce il caldo, perché magari la mattina è che metterò così la giacchetta con anche una t-shirt bianca sotto, così quando avrà caldo magari lascia la giacchetta e rimani con la t-shirt. Invece il giubbotto, quando già arriverà un po' più freddo, tu no, magari anche per la pioggia, vedete che ha un tessuto tipo che non si bagna. C'è anche il cappuccio, la metti in testa, è molto, e poi molto bello, ha un colore, anche questo è un beige molto tranquillo. Adesso ve lo faccio vedere anche da dietro, così tutto dritto, e di lati è sempre aperto così. Vabbè, adesso metto tutto a lavare, così preparo anche il suo armadio, tutto per la scuola. Preferisco preparare già prima, per la prossima settimana già preparo, ecco, diciamo gli outfit che li vogliono loro, tanto comunque faccio scegliere a loro, così so che la mattina si svegliano, hanno già tutto pronto. Non voglio iniziare quest'anno, vanno tutti e due a scuola, perché non voglio stressarmi, cosa mettere all'ultimo momento, ma quest'anno mi organizzo molto bene con loro, li farò la sera magari, con scegliere quello che loro vogliono per il giorno dopo, così sarò sicura che, ecco, non andiamo a... Adesso li lavo, li stiro, così li preparo tutto l'armadio, vedo anche quello che c'è da anno scorso, quello che c'è da buttare o regalare, vediamo cosa serve ancora. Io adoro molto questo brand di scarpe e lo uso anche io, il mio marito, i piedi non suda, sono leggere. Poi guardate, se avete bambini piccoli, che veramente con le scarpe sempre è complicato, perché si rompono, ho brutto odore, fanno ai piedi. Provate questo brand, questo marchio, perché sono favolose. Io ogni anno li compro e li uso finché diventano piccoli, cioè loro non si rompono, non si aprono qua davanti. In più vi dico che sempre li ho lavati in lavatrice e comunque si comportano bene, cioè rimangono intere, ecco. Li butto soltanto quando già sono piccoli, ad esempio chi ama fare il look uguale alla figlia o al figlio, ecco, lì c'è anche la possibilità mamma e figlia, che possono stessi modelli e con le taglie diverse. Anche nella stanza dei miei figli ho preferito di scegliere la scrivania regolabile elettrica da FlexiSpot. Vi dico perché ho deciso anche nella loro stanza di mettere questa scrivania, e la mia scelta cosa è dovuta? Innanzitutto ha un doppio motore, un doppio fascio e tre strati, forti capacità portanti, struttura molto stabile, cioè proprio non ti si muove quando tu lavori, pannello della tastiera avanzato, funzioni di memoria, prememoria per seduta, funzioni anticollisione, puoi stare seduto o in piedi, è ottima per casa o in ufficio, c'è il libretto di istruzioni, è molto facile da montare, cioè proprio sono dei disegni molto chiari, fai presto a montare e soprattutto non vediamo i fili in giro, perché lei ha comunque tutto nascosto sotto la scrivania. C'è un piccolo cambiamento alla differenza dell'altra scrivania, che adesso ve lo mostro. Adesso ad esempio dove sono tutti i fili inseriti, fissati sotto la scrivania, l'altra era in alluminio, questo invece ha un tessuto tipo elasticizzato, che comunque viene incollato sulla scrivania. Comunque preferisco di più il modello che abbia la struttura anche questa in alluminio, dove va fissato tutti questi fili, no? Questo mio parere personale. C'è un colore molto piacevole, un colore molto naturale,
colore acero. È una scrivania sostenibile e ecologica. Sono certificati FSC e soddisfano lo standard ambientale EO, che è migliore dello standard E1 sul mercato e rispetta l'ambiente. Piantano 6.000 piante di albero ogni anno. Ogni acquisto che si fa con questa scrivania è un supporto per la tutela dell'ambiente. Materiali di alta qualità e hanno vari colori e dimensioni. È una scrivania che potete scegliere in base alla vostra necessità di lunghezza e di larghezza. Ora io ho aggiunto qua anche questo mobiletto, così loro mettono qua i loro quaderni, tutto quello che serve per avere spazio libero. Qua è veramente molto bella. Poi è proprio piacevole quando ti ci metti a scrivere o a lavorare sopra il computer, che comunque abbiamo un legno naturale, un colore molto caldo, bello, si percepisce subito la qualità. Allora qua abbiamo i pulsantini che possiamo regolare l'altezza, e se noi premiamo, ecco qua, o l'alziamo, poi qua c'è anche la possibilità che se ci sono più persone che usano questa scrivania, ad esempio ognuno ha l'altezza diversa, basta programmarlo, così ognuno quando viene sa il suo numero e per non stare lì a capire, no, per metterla su e giù, basta premere il pulsantino e già rimane memorizzato l'altezza che voi l'avete programmata. Stare seduti alla scrivania per molte ore può avere un impatto negativo sulla nostra salute e sul nostro benessere. Riduce i problemi alla vista. Stare nella stessa posizione per oltre 8 ore affatica la nostra vista, ma cambiare regolarmente l'angolazione con cui si guarda il monitor aiuta invece ad attivare e stimolare tutti i muscoli oculari. Il link, il codice sconto lo trovate come sempre nella descrizione del video, potete entrare sulla loro pagina e vedere varie scrivanie con vari colori e modelli. Ho preso già qualcosetta per la scuola, tanto aspetto che prima mi danno la lista dalla scuola per non comprare le cose così inutilmente. Mi piaceva anche a me, no, di prendere tante cose, però alla fine non le usava neanche a scuola. Umberto ha scelto questo astuccio, quest'anno già ha tutto compreso dentro. Poi qua le avevo comprate io le cose separate. Vedo che lui già ha messo tutto qua, però insomma ha messo un po' di tutto, che okay. Abbiamo preso tipo legumi così, giusto per questi, comunque serviranno. Per il resto aspetto che la maestra ci dia la lista con quello che serve. La Giulia ha detto che se non lo userà a scuola va bene anche a casa. Ho preso anche delle matite così molto carine color pastello. Poi ecco qua anche queste, visto colore rosa così fini, mi sono piaciuti e li ho presi che magari conserviamo qua dentro. Anche questo c'è un colore molto bello, pastello e poi molto piacevole così quando lo tocchi. Un po' di matite, poi un po' di quaderni. Insomma, iniziamo la scuola. Già lavato le melanzane, adesso li tagliamo. Qua ho già tagliato i peperoni e friggitelli, sono già belli puliti. E tagliamo anche le zucchine. Metto anche le zucchine qua dentro perché le voglio leggermente marinare. Aggiungo anche un po' di pomodorini. Aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe, origano e anche qua aggiungo un po' di aglio in polvere, 2 cucchiai di olio e 1 cucchiaio di aceto di mele.
adesso lo lasciamo riposare, marinare, ecco. Lo lasciamo per almeno 8 minuti e dopodiché inforniamo. Pane che mi è avanzato. Aggiungiamo il prezzemolo. Allora, il pan grattato è leggermente umido, ma non è bagnato, vedete? E copriamo bene con pan grattato. Metto più pane anche perché quando si cucina è molto croccante ed è molto buono. Piace. Metto un altro po' di olio e lo mettiamo al forno. Si sente la musica fuori, stiamo, cioè vivo in centro del paese. Per cui quando fa sagra qualche festa si sente tutto. Beh, vi dico, io lo metto a 180 gradi e poi alla fine, se vedo che magari la crosticina non mi sia ancora formata, allora faccio la modalità grill, tipo alzo a 220 gradi per almeno 7-8 minuti e mi crea quella crosticina, ecco, sopra le verdure. E facciamo anche un po' di capesante con le verdure. Ho già lavato i capesanti, adesso li metto qua. Diciamo che sarebbe meglio di farli senza pan grattato qua sopra, perché comunque abbiamo già le verdure con pan grattato. Allora aggiungo un goccetto di olio. Aggiungo un po' di sale. Aglio non aggiungiamo perché abbiamo le verdurine, con un po' di aglio, sennò diventa un po' la cena troppo pesante. E un cucchiaio di vino bianco. Conosco tante ricette con i capesanti, sicuramente faremo anche la pasta con capesanti e zucchini. Insomma, dopo vediamo come mi organizzo. Guardate, c'è un profumo meraviglioso. Io adesso un po', ecco, faccio così con le verdure, perché se le lascio, cioè potete anche lasciarle tranquillamente senza essere mescolate, solo che diventerà tipo come... Vabbè, non proprio come una torta salata, per me avete capito, no? Diventeranno tutto più piatti o cioè più compatte, ecco. E invece se lo faccio così un po' con il cucchiaio, dopo loro si dividono meglio, si vede anche più bello quando viene servito nel piatto. Adesso faccio questo, alzo un po' la temperatura, facciamo modalità grill, ok? Vado a 220 gradi, lo mettiamo per 7 minuti e poi saranno pronti. Mi porto con me anche in Sicilia. Allora, noi quando siamo scesi, mio marito è andato in macchina, invece io con i bambini siamo andati con l'aereo. Abbiamo voluto, ecco, di fare il viaggio meno stressante possibile. Poi niente, lì ogni anno visitiamo sempre gli stessi posti e ogni anno è sempre bello, è sempre, provi una bella emozione. Non diventa mai noioso, diventa sempre, è come che vai per la prima volta a visitare questi posti. Ho visto, vedo ogni anno quando scendiamo un miglioramento per quanto riguarda ad esempio il turismo, no? Ecco, ho visto quest'anno veramente tanto turismo. Allora vi dico perché io preferisco fare le vacanze in Sicilia magari rispetto alla Puglia o Sardegna. Anche in Puglia e Sardegna il mare è bello, la cucina buona, niente da dire, solo che come struttura, ecco, come strutture sono, dal mio punto di vista, non sono così ben organizzate, è un peccato. Ad esempio c'è il mare ma non hai tutti questi tipo negozietti o più aperti, o ad esempio queste serate dove la gente si incontra. Per quanto riguarda la Favignana, mi avete chiesto nell'altro anno, mi ricordo, se si può andare in macchina. Se si può andare in macchina, noi siamo andati adesso in macchina, solo che per poter andare in macchina sull'isola di Favignana bisogna dimostrare che hai un alloggio di minimo 5 giorni. Ecco, se hai un alloggio di 5 giorni allora ti lasciano, altrimenti no.
Allora, abbiamo girato un po' dappertutto e come potete vedere tanta gente, ogni sera si usciva, c'era qualcosa di organizzato, qualche concerto, qualche spettacolo. Ecco, non ti annoiavi mai, per questo dicevo che preferisco Sicilia perché dal mio punto di vista sono più organizzati su questo. Poi niente, c'è sempre una bella emozione incontrarci con i parenti, poi il pane, ragazzi. Io migliore, ripeto, anche quest'anno, non lo so, hanno un pane meraviglioso. Addirittura quest'anno mi sono portata farina direttamente da questo panificio del paese. Qua siamo a Favignana, comunque ho trovato degli ottimi alberghi, di ottimi ristoranti, insomma, dicevo che sono strutturati bene, adesso ogni anno sempre di più, solo che bisogna, sai, se avete bambini piccoli bisogna andare in macchina, ecco, basta avere un alloggio di 5 giorni e girate tranquillamente l'isola anche in macchina. Poi per chi ha la possibilità e magari vuole, ecco, vivere un'esperienza un po' diversa, così ogni tanto c'è anche la possibilità di prendere in noleggio questi barche, questi yacht, e anche bello girare la isola con questi barche. È molto bello perché ci sono più punti della isola, tipo c'è la Cala Azzurra, Cala Rossa, adesso non mi ricordo tutti, e con la barca, no, andate a girare quelli scopriti, è qualcosa di incantevole, molto bello. Poi c'è un'acqua cristallina, insomma si merita, ecco, e ogni anno dico che è sempre come la prima volta, è sempre molto bello. Allora, quando siamo tornati indietro, invece abbiamo preso la nave, così i bambini hanno dormito tutto il giorno, ecco, abbiamo voluto farsi questa vacanza, ma come dicevo non volevamo stressarsi con il viaggio, per cui abbiamo diviso. All'andata siamo andati con l'aereo con i bambini, perché più che altro è più difficile, no, con loro la strada, perché vogliono questo, si stancano, si stufano e poi diventa tutto più stressante anche per i genitori. E niente, abbiamo preso la nave, anche sulla nave una bella esperienza, come sempre, poi i bambini vedo che ogni anno ci rimangono proprio incantati, poi non lo so, i miei questa estate che ha tra l'aereo, tra la nave, tra la macchina, mi hanno veramente ringraziato, hanno detto che hanno fatto un'estate da sogno e penso che per noi genitori, ecco, queste sono le cose che insomma ci fa stare bene quando vediamo che i nostri bambini stanno bene. Poi andiamo a mangiare? Sì. C'hai fame? Sì. Nesino. Anche tu. Facciamo il ballo della mia focchetta. Hai visto i delfini? Belli, erano piccoli, però erano carini. Ma erano cuccioli, infatti. Sì. A dream that no one could save.